Marco Simoncelli, sei partito tra i primissimi e non hai avuto avversari. Sì, sono partito bene, sono riuscito ad andare in testa, andare via, dopo Matteo aveva recuperato e purtroppo è caduto. Chi parte bene a metà dell'opera, voglio dire, hai vinto la prima prova, quindi conti di conquistare il titolo di campione. Sì, spero di sì. Noi sono tutti appassionati, molti, i nostri genitori avevano una gran passione, ce l'hanno trasmessa. Sic 58, il principe dolce. Il sorriso buono addolcisce il mondo. Un angelo buono avete messo al mondo. Dalle Minimoto a campione del mondo. Rossella, Paolo, adesso capisco il vostro quieto sorriso. Sic 58, la competizione aveva nel sangue, già da quando è nato, lo avete all'Olimpo immolato, irradiato dalla luce, il motore aveva nel cuore, adrenalina e sfida erano la sua vita. Un principe buono, umile, solidale, dolcemente attento al disagio sociale. Un mito sorridente, amato dalla gente. Cade Martina, Rossella, Paolo. Che grande martirio. Celate il pianto dietro il sorriso. Un alone di magia alla vostra vita, un coraggio infinito, il vostro spirito. Il principe buono non ha lasciato la moto, in pista libero e felice ha vissuto come ha voluto. Rossella, Paolo, adesso capisco il vostro quieto sorriso. Nessuno può fermarlo. Mamma Rossella è la più timorosa della famiglia, ma si arrende alla sua passione. La paura c'è sempre, ma sei davvero bravo. Non farti correre sarebbe stato impossibile, confida a Sic poco prima che diventi il campione del mondo della 250. Il piccolo Marco vuole l'asfalto, è affamato di velocità. A quei tempi lì c'era da decidere. Sai, la mamma sono sempre più. E la mamma è venuta una volta in pista, nelle minimoto eravamo ancora in pista. E gli ha detto, Marco, dirti di non correre, a vederti in pista, dirti di non correre, sarei proprio, cioè, non è possibile. E da quel momento lì ci siamo guardati negli occhi e abbiamo sempre pensato che il pericolo esisteva.